La scomparsa di Lando Buzzanca, avvenuta, vi ricordo, poche ore fa, ha reso ancora più tesi i rapporti tra i figli dell'attore e la sua ex compagna, ovvero Francesca Della Valle. Motivo del contenzioso, indovinate un po', manco a dirlo, l'eredità. Questa bastardissima eredità, ragazzi, lasciatelo riposare in pace. Comunque, ecco nel dettaglio cosa sta succedendo in queste ultime ore. Ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuova pillola di gossip. Lando Buzzanca è scomparso solo da poche ore e già si parla della sua eredità, Quando si dice, vabbè. Non sono nemmeno stati celebrati i funerali, che già pare esserci un nuovo contenzioso tra la famiglia dell'attore e la sua ultima compagna, ovvero Franceschina Della Valle. Non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo, lo sappiamo, se avete seguito Pomeriggio 5 anche l'anno scorso sapete di che cosa stiamo parlando. Ricordiamo che negli ultimi mesi la compagna, ex compagna ormai, aveva attaccato duramente i figli di Lando, accusandoli di averlo abbandonato in una RSA. Le liti tra Francesca e i figli dell'attore erano nate nel momento in cui Lando e Francesca avevano annunciato di volersi sposare. I due, ricordiamo, avevano 40 anni di differenza di età e questo aveva messo un pochino in allarme i figli dell'attore, che si erano quindi opposti alle nozze. Si può anche capire. Si erano appellati anche al fatto che il padre fosse già malato di demenza senile, quindi poco capace di intendere e di volere. Era stato poi nominato un amministratore di sostegno che si occupasse di gestire tutte le cose di Super Lando. Solo qualche giorno fa i figli di Buzzank avevano annunciato di avere querelato la signora Della Valle, visto che la donna non aveva nessun diritto legale sul padre, non sono mica sposati, né in termini di decisioni da prendere sulla sua salute, né tantomeno sulla futura eredità. Ora che Lando è venuto a mancare, ahimè, proprio la signora Francesca ha promesso che procederà per vie legali contro i figli dell'ex compagno. Quindi la ex compagna che querela i figli del... vabbè. Nel dettaglio la signora, senza tanti giri di parole, ha dichiarato che Lando è stato ammazzato. Parole sue, non lo sto dicendo io. Secondo la donna, i figli lo hanno mandato in un hospice, lasciandolo poi morire. Ecco, questo è il succo delle ultime dichiarazioni di Francesca Della Valle. Il figlio di Buzzanca, tra le altre cose Massimiliano, è intervenuto nel programma Storie Italiane. Qui ha raccontato le ultime ore di vita del padre e ha rivelato che il giorno prima della morte, quando è andato a trovarlo, lo ha riconosciuto. Ed è una cosa molto bella, un fatto insolito, visto che da parecchio tempo, a causa appunto della demenza senile, l'attore non riconosceva nessuno, nemmeno i familiari più stretti. Non solo, ha pure confidato che rivolgendosi a lui, il papà gli avrebbe ripetuto per ben 3 volte la parola «ti amo». Che sembra una roba scontata, ma non lo è. Parole che dette da Lando sono un po' strane, visto che Massimiliano ha raccontato che il padre non l'aveva mai detta a nessuno, nemmeno la moglie scomparsa. In un'altra intervista invece Massimiliano Buzzanca ha parlato di Lando come di un padre parecchio rognoso. Nonostante questo ha cresciuto i figli con sani principi, come marito è rimasto sempre innamorato della propria moglie Lucia, morta ahimè 12 anni fa. Massimiliano ha poi ricordato come i pensieri di Lando fossero sempre stati rivolti alla moglie defunta, questo finché non ha sopraggiunta questa bastardissima demenza senile che gli ha offuscato inevitabilmente sia la mente che i ricordi. Purtroppo capita, non capita solo a lui, capita a centinaia di persone in tutto il mondo e noi siamo vicini anche a queste persone. Che altro dire? La guerra tra l'ultima compagna e i figli dell'attore forse, lo dico io, dovrebbe terminare qui? Lasciamo un po' che il nostro Landino riposi in pace? Ma qualcosa mi dice che ne sentiremo parlare ancora per tanto tempo. Comunque, queste sono le ultime news, un po' bruttine, vi dico la verità, direttamente da questa questione che sono sicuro che terrà impegnati noi e tutti per i prossimi giorni a venire. Comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate a tal proposito, siete dalla parte di Francesca, siete dalla parte dei figli, siete dalla parte di Lando che ci mancherà. E comunque, prima di chiudere, posso dirlo, ciao Lando, ti salutiamo, ti vogliamo bene dovunque tu vada. Ci vediamo al prossimo video. Ciao bendazzi.